remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Il film Oppenheimer racconta il progetto Manhattan, uno dei più grandi progetti scientifici del XX secolo, che ha portato alla costruzione del primo ordigno nucleare. Tutto il film si concentra ovviamente attorno alla vita dello scienziato J. Robert Oppenheimer, conosciuto anche come il padre della bomba atomica. All'interno del film ci sono un sacco di accenni alla fisica, ma non solo. Infatti si affrontano anche pesantissime critiche al sistema politico e sociale degli Stati Uniti dagli anni 40 a venire, e anche il problema etico e filosofico della corsa agli armamenti. Insomma, c'è tantissima carne al fuoco in Oppenheimer. Ovviamente non potremo parlare di tutto in questo video perché sennò durerebbe veramente una vita, però cercheremo di concentrarci sugli aspetti scientifici. Parleremo del nucleare, di come funzionano le bombe, di un'ipotesi che viene fatta all'interno del film che è molto interessante e di quale sia anche la sua plausibilità. E infine faremo anche un brevissimo accenno all'utilizzo del nucleare in ambito spazio, visto che ovviamente questo canale tratta di questo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Victor, un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico. Benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in un nuovo episodio della Scienza dei Film, una serie dove ci divertiamo a prendere i film più famosi del momento per analizzare la scienza che sta alla base, capire cosa funziona, cosa no, cosa è possibile e cosa invece no, oppure semplicemente per utilizzarli come spunto, come punto di partenza per parlare di qualcos'altro. Il film di oggi, come abbiamo già detto all'inizio, è Oppenheimer. Film di Christopher Nolan 2023, super in hype, possiamo tranquillamente dire il film del momento. Prima di addentrarci nella recensione scientifica di Oppenheimer, però mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e anche di attivare la campanella delle notifiche. Chi era J. Robert Oppenheimer? Un fisico degli anni 40, conosciuto fondamentalmente per essere il padre della bomba atomica, ma che in realtà ha dato contributi importantissimi anche ad altre branche della fisica, soprattutto l'astrofisica. Infatti pubblicò un articolo nel 1939, proprio durante lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, all'interno del quale prevedeva il collasso gravitazionale di una stella. Già i fisici erano a conoscenza del fatto che le stelle fossero in equilibrio fra il collasso gravitazionale e la pressione interna generata dal nucleo grazie alla fusione nucleare. Quando la fusione nucleare si ferma, il collasso gravitazionale ha la meglio. Ma fin dove si può spingere questo collasso gravitazionale? Secondo Oppenheimer, superata una certa soglia, una certa massa, la stella continuerà a collassare indefinitamente, andando a formare quello che oggi è ampiamente conosciuto come un buco nero. E le soluzioni dei buchi neri erano già note grazie alla teoria della relatività di Einstein e alle equazioni di campo di Einstein, che prevedevano l'esistenza a livello matematico di corpi celesti di questo tipo. Ciononostante, Oppenheimer è il primo a proporre una soluzione concreta, fisica, una soluzione naturale che avrebbe potuto dare origine ad un buco nero. Ovviamente, purtroppo, a causa della guerra, le ricerche della fisica si spostano in tutt'altro ambito e la questione buchi neri viene un po' dimenticata. Ci vorranno quasi 20 anni affinché gli studi sui buchi neri riprendano seriamente e ancora diversi decenni affinché la comunità scientifica internazionale prendesse sul serio l'esistenza dei buchi neri. Oppenheimer, tra l'altro, muore nel 1967, lo stesso anno in cui viene individuata la prima stella di neutroni. Stella di neutroni che è il corpo celeste che possiamo dire che precede i buchi neri, ovvero è una stella formata esclusivamente da neutroni, estremamente densa ed estremamente massiccia, che è quasi un buco nero. Infatti probabilmente se la stella iniziale avesse avuto un pochino più di massa sarebbe probabilmente diventata un buco nero, quindi in qualche modo è l'antecedente alla scoperta dei buchi neri. Ed è ironico che Oppenheimer muoia proprio il giorno della scoperta di questo corpo celeste così sensazionale e così particolare. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio come funziona esattamente una bomba nucleare. Nucleare, si pronuncia nucleare. Prima di andare a vedere nel dettaglio come funzionavano le bombe che sono state sganciate su Hiroshima e Nagasaki, cerchiamo di capire il concetto che sta alla base della bomba, ovvero la fissione nucleare. La fissione non è altro che un processo di divisione di un atomo di partenza in due atomi più leggeri,
durante il processo viene rilasciata dell'energia. Gli studiosi e i fisici degli anni 40 scoprirono che bombardando un atomo con dei neutroni, questi si poteva dividere. E appunto nel processo avrebbe rilasciato energia. Non solo, ma si scoprì che il processo di divisione atomica avrebbe portato anche alla formazione di nuovi neutroni e da qui l'idea di una bomba. Perché infatti questi nuovi neutroni avrebbero potuto colpire altri nuclei, andandoli a dividere ulteriormente e quindi dando il via a una reazione a catena che avrebbe rilasciato via via più energia a livello esponenziale e che sarebbe stata a tutti gli effetti una bomba. Per scatenare la reazione a catena serve del materiale fissile, infatti non tutti gli isotopi possono facilmente incorrere in fissione nucleare. Quelli più famosi ed utilizzati sono il plutonio-239 e l'uranio-235. Questi isotopi sono in grado di incorrere in fissione, ma soprattutto di mantenere una reazione a catena, che è quello che stiamo cercando nel caso di una bomba. Infatti, se andiamo a guardare le due bombe sganciate sul Giappone, Little Boy e Fat Boy, esse sono abbastanza diverse l'una dall'altra in realtà, ma si basano entrambe su questi due materiali fissili. La prima, Little Boy, è una bomba che funziona ad uranio-235. Il funzionamento è relativamente semplice. Abbiamo un canale all'interno del quale ci sono due cilindri cavi di uranio-235. Il primo cilindro viene sparato da un materiale esplosivo standard verso il secondo. Unendosi, i due raggiungono la massa critica, ovvero la massa necessaria di materiale fissile per mantenere la reazione nucleare. Se non si raggiunge la massa critica, non si può innescare la reazione a catena e quindi verosimilmente non ci sarà un'esplosione così grande o addirittura potrebbe non esserci nessuna esplosione. Ovviamente a questo punto ci manca solo una cosa, i neutroni che bombardano i nuclei. Da dove vengono? Semplicemente da delle cartucce di polonio che sono piazzate alla base del cilindro cavo di arrivo e che grazie alla compressione data dal fatto che un cilindro viene sparato ad alta velocità verso l'altro possono rilasciare i neutroni che andranno a colpire i nuclei. Il funzionamento invece di Fat Boy è leggermente più complesso e più particolare. Infatti non è una struttura allungata, ma è una struttura a strati e sembra quasi una palla. Se avete visto il film, è esattamente la stessa struttura che viene utilizzata per il Trinity Test. Al centro di questa palla c'è una piccola sfera contenente beriglio e polonio. Il secondo strato contiene proprio il plutonio-239, che è il nostro materiale fissile. Ancora uno strato più esterno contiene uranio-238. Badiamo bene, 238, non 235, quindi non quello bello raffinato che ci serve per fare l'esplosione, ma un materiale un pochino più grezzo, tra virgolette, che in questo caso serve per questioni strutturali. Un penultimo strato esterno di alluminio, anch'esso necessario per questioni strutturali, e infine lo strato esterno fatto da queste lenti che si vedono sia all'interno del film ma anche all'interno del trailer, che danno un po' la forma di un pallone da calcio a questa sfera, che contengono del materiale esplosivo classico, come per esempio la TNT. Ora, immaginiamoci di effettuare un'esplosione di qualsiasi cosa. Che cosa succede? Il materiale che esplode viene espulso in tutte le direzioni verso l'esterno. Ecco, l'obiettivo di queste lenti, di questo pattern, di questa struttura così strana, è quello di non far esplodere verso l'esterno, ma verso l'interno. L'obiettivo qual è? Ovviamente andare a compattare gli strati più interni di questa bomba. Quindi l'esplosione, le cartucce delle lenti che comprimerà lo strato di uranio, che comprimerà lo strato di polonio, che quindi raggiungerà la massa critica che dicevamo prima, quindi una densità adeguata a mantenere la fissione nucleare, quindi a innescare la reazione a catena, e a sua volta lo strato di polonio andrà a comprimere il beriglio ed il polonio, che rilasceranno neutroni un po' in tutte le direzioni, innescando la reazione a catena. Questo meccanismo è leggermente più complesso e leggermente più articolato, perlomeno, di quello che utilizzava Little Boy, e ci dà lo spunto per parlare anche di un'altra cosa che viene nominata all'interno del film, ovvero la superbomba, la bomba all'idrogeno. La bomba all'idrogeno la possediamo dal 1961 e già gli studi partono proprio durante il progetto Manhattan, come si vede all'interno del film. All'interno infatti del progetto lo scienziato Edward Teller, conosciuto oggi come il padre della bomba all'idrogeno in un certo senso, propone l'utilizzo di questa bomba, ovvero propone di utilizzare la fusione nucleare anziché la fissione per produrre energia. La fusione rispetto alla fissione che cos'è? Se la fissione è la divisione di un atomo con rilascio di energia, la fusione è
l'unione di due atomi con rilascio di energia. In particolare si utilizza in questo caso l'idrogeno perché è l'elemento più semplice della tavola periodica, il primo elemento, quello più leggero, e quindi è molto molto più semplice rispetto ad altri elementi da fondere. In effetti la fusione nucleare, per avvenire, richiede una quantità di energia incredibile. Per darci un'idea, è quella che avviene nel nucleo del Sole e che è quella che produce l'energia ed il calore che noi amiamo tanto e che ci serve sulla Terra per sopravvivere. È proprio all'interno del nucleo del Sole, dove le temperature raggiungono i 12 milioni di gradi Celsius, avviene la fusione nucleare dell'idrogeno stesso. Due atomi di idrogeno si fondono a formare un atomo di elio, che però, se andiamo a vedere nella tavola periodica, ha una massa leggermente inferiore rispetto alla somma di due atomi di idrogeno, ma dovrebbe essere esattamente uguale. Dove è finita questa massa? Se andiamo a vedere la formula di Einstein, famosissima, E uguale mc quadro, che ci racconta praticamente che la massa e l'energia sono due facce della stessa medaglia, capiamo che quella massa in eccesso si è trasformata in energia. E da qui avviene appunto il processo di formazione dell'energia stesso. E anche in questo caso, se riusciamo a produrre una reazione continuativa, possiamo generare una bomba. Da dove prendiamo questa energia? Da una microfissione, che genererà l'energia necessaria a produrre fusione. Quindi l'idea di Teller nel progetto Manhattan viene abbandonata perché comunque servirebbe sviluppare la fissione per poter sviluppare la fusione, quindi una cosa alla volta. Ad oggi, come dicevo, le bombe all'idrogeno le possediamo e funzionano in questo modo. Immaginiamo di avere una piccola fat boy, quindi una piccola sfera di quella che abbiamo appena descritto, dove avviene una piccola fissione, una fissione ovviamente più contenuta rispetto a quella generata da Fatboy. Questa fusione da che cosa è scatenata? Ovviamente da una cartuccia di materiale esplosivo classico, e poi la fissione darà origine alla fusione. Quindi in una bomba all'idrogeno abbiamo tre detonazioni: una esplosione con esplosivo classico che dà il via alla fissione, la quale poi darà il via alla fusione. Bene ragazzi, ora abbiamo capito a grandi linee qual è il funzionamento degli ordigni nucleari. All'interno del film però c'è un momento dove viene fatta un'ipotesi abbastanza strana, ma che vale la pena affrontare per un secondo: quello della distruzione del mondo. E non sto parlando di una guerra nucleare, assolutamente no. Sto parlando del fatto che se generassimo abbastanza energia tramite una fissione, tramite una bomba atomica, come dicevo prima, possiamo innescare una fusione. Ma allora potremo fare lo stesso con la nostra atmosfera? Insomma, c'è la possibilità che facendo esplodere un ordigno atomico l'umanità possa innescare una fusione nucleare dell'atmosfera che a catena distruggerebbe tutta l'atmosfera stessa e che addirittura potrebbe fondere tutto il pianeta fino al suo nucleo. Andiamo a vedere cosa c'è di vero e cosa no in questa teoria. All'inizio del progetto Manhattan, come si vede anche all'interno del film, c'era la paura che una reazione di fissione nucleare potesse innescare la fusione dell'azoto nell'atmosfera terrestre e la fusione dell'idrogeno negli oceani. La fusione dell'azoto avrebbe prodotto carbonio e ossigeno, rilasciando una quantità di energia incredibile che molto probabilmente avrebbe poi dato il via a una reazione a catena di fusioni su fusioni che fondamentalmente avrebbe distrutto la nostra atmosfera e il nostro pianeta, o meglio, quantomeno la vita sul nostro pianeta. Pochissimo dopo i calcoli dimostrarono che questa eventualità era fondamentalmente impossibile, la probabilità era davvero bassa. Leggendo ciò che viene scritto nel report, è dimostrato che qualunque sia la temperatura alla quale una sezione dell'atmosfera può essere riscaldata, è probabile che non venga avviata alcuna catena di reazioni nucleari che si autopropaghino. Le perdite di energia dovute alle radiazioni infatti compensano sempre i guadagni dovuti alle reazioni. È impossibile raggiungere tale temperatura senza l'uso di bombe a fissione o di bombe termonucleari che superano di gran lunga le bombe ora in esame. Ma anche se si impiegassero bombe del volume richiesto, cioè superiore a 1000 metri cubi, il trasferimento di energia dagli elettroni ai quanti di luce mediante lo scattering Compton fornirà un ulteriore fattore di sicurezza e renderà impossibile una reazione a catena dell'aria. In sostanza si dice che la perdita di energia dovuta al rilascio di radiazioni della bomba fa sì che l'energia propagata non è sufficiente per innescare una fusione nucleare dell'atmosfera, almeno per le bombe in esame durante il progetto Manhattan, che se anche fossero abbastanza potenti, comunque beneficerebbero del Compton scattering. Lo scattering in generale è quel fenomeno all'interno del quale le onde elettromagnetiche vengono deflesse, cambiando direzione nell'atmosfera. Questo avviene perché le onde elettromagnetiche interagiscono con altre particelle. Questo avviene anche nei fasci di luce che il Sole manda verso il pianeta. L'atmosfera terrestre, infatti, deflette, o meglio scattera, come si dice in inglese, alcune
parti della luce, facendoci vedere il cielo per esempio azzurro, oppure rossastro durante i tramonti. Questo perché l'interazione delle onde elettromagnetiche, ovvero della luce, del sole in questo caso, con l'atmosfera, fa sì che le particelle dell'atmosfera assorbano in qualche modo alcune frequenze della luce, lasciandone passare altre. Quali passano e quali no? Questo dipende da quanta atmosfera la luce deve attraversare. Perché al tramonto vediamo il sole rosso? Perché il sole, essendo basso sull'orizzonte, deve percorrere con i suoi fasci di luce un percorso di atmosfera molto più lungo rispetto a quando è allo zenith per arrivare ai nostri occhi. E quindi le componenti dello spettro visibile con le lunghezze d'onda più corte, come quelle del blu, vengono assorbite maggiormente e solamente quelle con le lunghezze d'onda più lunghe riescono a scavalcare porzioni di atmosfera maggiore e arrivare al nostro occhio. Bene, abbiamo capito cos'è lo scattering, torniamo all'effetto Compton. Di cosa si tratta? Si tratta di uno scattering particolare che avviene quando un fotone ad alta energia interagisce con una particella carica, come per esempio un elettrone che ha carica negativa. Questa interazione fa perdere energia al fotone di luce, che quindi sostanzialmente aumenta la sua lunghezza d'onda. Questa perdita di energia scongiura il fatto che possa avvenire una reazione a catena nucleare nell'atmosfera. L'idea di una reazione a catena dell'atmosfera viene quindi abbandonata praticamente immediatamente, ma torna in auge nel 1975, quando il fisico delle radiazioni Horace Dudley del Medical Center dell'Università dell'Illinois pubblica un articolo intitolato La catastrofe definitiva, The Ultimate Catastrophe, nel Bulletin of the Atomic Scientist. E questo genera un bel po' di scalpore nella comunità scientifica che si occupa di questo ambito, soprattutto perché Dudley ipotizza una reazione a fusione in grado di fondere l'azoto, come dicevamo prima, e anche, in questo caso, l'idrogeno degli oceani in elio, come succede nel Sole. E ipotizza che la probabilità che questo succeda con un ordigno nucleare ordinario è di 3 su 1 milione. Quindi abbiamo 3 possibilità su 1 milione che un ordigno nucleare possa innescare una reazione a catena. Ovviamente è una possibilità bassissima, ma più alta di quella che venne predetta all'epoca a Los Alamos, che addirittura dava la reazione a catena nell'atmosfera come una possibilità su 3 milioni. Interviene subito uno scienziato, Hans Bethe, che lavorava nella Technical Division del progetto Manhattan, e fa notare che la fusione dell'idrogeno e non del deuterio, che è un isotopo dell'idrogeno e che è quello che ci interessa quando parliamo sulla Terra di fusione nucleare, richiederebbe un'energia molto maggiore. Fondere l'idrogeno richiede molta più energia e quindi condizioni di temperatura e pressione molto molto più difficili da raggiungere rispetto a fondere il deuterio. Quindi la possibilità che questo avvenga è veramente bassissima. E dopo un po' di discussione, botta e risposta fra i due, il Bulletin of the Atomic Scientist conclude che l'ipotesi di Bethe è da sostenere e ritenere come valida. D'altronde, ad oggi, come dicevo prima, abbiamo già la conoscenza anche delle bombe all'idrogeno. In particolare, la bomba più potente mai fatta detonare sulla Terra risale al 1961, la bomba Zar, fatta detonare dall'Unione Sovietica. Era 1500 volte più potente delle bombe di Hiroshima e di Nagasaki messe insieme e riuscì a distruggere le finestre delle abitazioni a quasi 500 miglia di distanza, che è più della distanza fra il distretto di Washington e Detroit. E nonostante questo, siamo ancora qua e quindi l'atmosfera decisamente non ha preso fuoco con questa bomba. Vediamo adesso quali sono le applicazioni del nucleare nell'ambito che ci appassiona di più, che è quello dello spazio. Nello spazio il nucleare si può utilizzare per due ragioni. Uno, per produrre energia elettrica, come facciamo anche sulla Terra, e due, come metodo di propulsione. Vediamo entrambe le cose e vediamo a che punto siamo in entrambe le situazioni. La prima, quella della generazione di energia elettrica tramite l'utilizzo di isotopi radioattivi. In particolare vediamo l'utilizzo dell'RTG, o Radio Isotope Thermal Generator, che è stato utilizzato in tantissime missioni come le missioni Cassini, le missioni Voyager o anche i rover Curiosity e Perseverance, per generare appunto energia elettrica necessaria al mantenimento del rover, del lander o del velivolo spaziale che sia. Come funziona? Solitamente si utilizza il plutonio 238, quindi non il 239, che è quello utilizzato nelle bombe, ma il 238. E in questo caso non c'è nessuna fissione, ovvero non si divide un atomo per generare energia, ma si sfrutta il decadimento radioattivo dell'isotopo stesso. Infatti l'elevato calore di decadimento del plutonio viene sfruttato per generare energia elettrica. In particolare il plutonio 238 produce 0,56 watt per grammo. Un altro isotopo interessante, che però finora non ho avuto così tante
applicazioni è l'americio 241, che sebbene abbia elevati livelli di radiazioni gamma e produca anche meno calore per grammo di materiale rispetto al plutonio 238, è comunque interessante da studiare perché l'americio può essere prodotto dal decadimento beta del plutonio 241 e quindi è conveniente produrlo dal plutonio, anche se il processo di produzione è abbastanza lento perché richiede diversi anni. Infatti il problema dell'utilizzo dell'energia nucleare è ovviamente la produzione degli isotopi, non è che si trova del plutonio 239 alla tabaccheria sotto casa. E quindi quando possiamo sfruttare un processo, chiamiamolo così, spontaneo per produrre un isotopo, beh, potrebbe valerne la pena. Non mi addentrerò all'interno di questo concetto, però è molto interessante, quindi se vi può far piacere approfondire la questione isotopi e la questione del nucleare, fatemelo sapere nei commenti e ovviamente cercherò di farci un video un pochino più dettagliato. Tra l'altro vi consiglio, se già non lo fate, di seguire una pagina su Instagram che si chiama L'Avvocato dell'Atomo, dove fanno divulgazione energetica in particolare sul nucleare e sono estremamente preparati e sicuramente ne sanno molto di più di quanto mai ne saprò io sull'argomento, quindi se volete informarvi anche in maniera tecnica specifica sulla questione andate a seguirli. Tra l'altro sono stati i nostri ospiti in un paio di live qua su YouTube, quindi potete andare a recuperare le dirette all'interno delle quali parliamo di nucleare, propulsione nucleare nello spazio e tantissimi altri argomenti. Ma torniamo all'utilizzo del nucleare nello spazio. Come dicevo, gli RTG si utilizzano ormai dagli anni 60 per dare energia alle nostre navicelle spaziali, ai nostri lander, ai nostri rover. E come dicevo, non sfruttano la fissione, ma il decadimento, quindi il calore rilasciato dal decadimento dell'isotopo. L'ultimo RTG mai prodotto, quello più avanzato, sempre al plutonio 238, è un sistema da 290 watt. La potenza termica arriva da 18 unità. Ogni unità contiene 4 pellet di plutonio 238 in ceramica rivestita di iridio, per il peso di 1,44 kg. Un rover come Perseverance utilizza il Multi-Mission RTG, che non è altro che un'unione di più unità di quelle che vi ho appena descritto e che arriva a produrre 2,7 kWh al giorno. Bene, e questo è come produciamo energia elettrica grazie al nucleare. Tra l'altro la NASA sta sviluppando altri reattori come i kilopower reactors che sfruttano invece una piccola fissione per generare energia e molto probabilmente verranno utilizzati sia per le colonie tra virgolette lunari, quindi per le missioni Artemis, ma anche per le missioni verso Marte, perché sono estremamente affidabili e producono tanta energia per tanto tempo. In generale la produzione di energia elettrica tramite nucleare nello spazio è estremamente affidabile e sicura, riduce i pesi e gli spazi e può, per l'appunto, darci la garanzia di proseguire una missione anche per tantissimo tempo. Ma ora passiamo alla propulsione nucleare, una propulsione che potrebbe farci arrivare su Marte nella metà del tempo. Attualmente non esistono propulsori che funzionano con il nucleare. Ci sono due tipologie di propulsione nucleare che possiamo utilizzare. La prima è una propulsione nucleare elettrica. Si utilizza un reattore nucleare per generare calore e quindi elettricità che poi carica positivamente dei gas inerti come lo xeno o il krypton. Dopodiché questi ioni vengono espulsi generando spinta. Ovviamente, come capite, la spinta generata dall'espulsione degli ioni è molto bassa, però è costante nel tempo. Questa tipologia di propulsione può avvenire costantemente e quindi farci raggiungere anche grandi velocità nel lungo periodo. Ovviamente questa tipologia di propulsione è molto più efficiente rispetto a quella dei razzi chimici, però fornisce, come abbiamo detto, una bassa quantità di spinta. Dopodiché c'è la propulsione termica nucleare, che fornisce una bella spinta elevata e un'efficienza che raggiunge anche il doppio rispetto a quella dei razzi chimici. Infatti l'impulso specifico è molto più alto in tutte le tipologie di propulsione nucleare. Che cos'è l'impulso specifico? Semplicemente un numero che ci dice quanto efficiente è il sistema propulsivo, ovvero quanto efficacemente la massa di propellente viene convertita in spinta effettiva. Possiamo già vedere che i propellenti chimici non sono così efficienti perché se guardiamo per esempio a un SLS o a un Falcon 9, la stragrande maggioranza del razzo è composta da serbatoi.
perché serve un'enorme massa di propellente per generare la spinta necessaria a uscire dall'atmosfera, per esempio. Questo perché appunto i propellenti chimici sono poco efficienti e tutta la massa di propellente che viene utilizzata si converte in spinta effettiva. Ma torniamo un attimo alla propulsione termica. Come funziona? Semplicemente utilizziamo un reattore per riscaldare un propellente liquido che poi si tramuterà in gas e verrà espulso da un ugello accelerando la navicella. Sarebbe un grande vantaggio sviluppare sistemi di questo tipo perché ovviamente andare verso Marte in meno tempo significa meno problemi, significa meno esposizione alle radiazioni e ovviamente un tempo di viaggio più corto darebbe un sacco di benefici non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico per gli astronauti. Purtroppo i reattori nucleari non possono essere utilizzati per lanciarci da terra, ovvero non possiamo uscire dall'atmosfera con un propulsore nucleare. Innanzitutto perché nell'eventualità di un fallimento catastrofico, quindi dell'esplosione del razzo, si rilascerebbe una quantità di materiale radioattivo nell'atmosfera abbastanza considerevole. Ma soprattutto servirebbe un reattore estremamente grande per dare la spinta necessaria a lasciare la Terra. Quindi la propulsione nucleare, al momento, è utile nello spazio, ma per uscire dall'atmosfera dovremo comunque sempre affidarci ai nostri cari vecchi propellenti chimici. Attualmente ci sono vari studi sull'utilizzo del nucleare nello spazio, in particolare per missioni marziane. Tra l'altro c'è un report molto interessante che vi lascio in descrizione che analizza tutte le varie opportunità della costruzione di una propulsione nucleare per appunto le missioni con esseri umani verso il pianeta rosso. E attualmente è in corso un progetto che la NASA conduce insieme alla DARPA per testare un propulsore nucleare nello spazio, il progetto Draco, che dovrebbe effettuare il volo nel 2027, che più o meno sarà anche lo stesso anno, lo stesso periodo della missione Artemis 3, che riporterà gli astronauti nuovamente sulla superficie della Luna. Bene ragazzi, questo video termina qui. È sicuramente durato abbastanza, ma come dicevo, in Oppenheimer ci sono tantissime cose interessanti e tantissime cose che ci danno lo spunto per parlare di altro, come la propulsione nucleare che abbiamo appena affrontato, ma non solo. Però a questo punto rimaniamo con la domanda. È giusto o non è giusto produrre armi nucleari? È stato giusto o non è stato giusto proseguire la ricerca in questo ambito? Ricordiamoci che il nucleare ci ha dato tantissimo in ambito spaziale, come abbiamo appena visto, e ci dà tantissimo in ambito energetico, dove produce energia sicura e pulita. Non mi addentro nel piano etico perché sennò questo video durerebbe veramente una vita, però lascio a voi la domanda. Se poteste tornare indietro e decidere di finanziare o meno il progetto Manhattan, lo fareste oppure no? Fatemi sapere la vostra, ditemi cosa ne pensate della questione nei commenti e ovviamente non dimenticate di lasciare un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi ha insegnato qualcosa di nuovo. Detto questo, passiamo alla votazione finale e io direi che senza alcun dubbio Oppenheimer si merita un bel 9,5. Una bellissima storia raccontata bene, dove si affrontano un sacco di temi: politica, etica, filosofia e scienza, tutte insieme in un unico film, un capolavoro di 3 ore. Nolan sicuramente questa volta non ha deluso. Ovviamente raga, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate del film e soprattutto quale film dovrei recensire la prossima volta. Detto questo, io vi saluto, qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!